Franca Parise dell'associazione Teniamoci per mano. Buongiorno. Buongiorno a te Martino e buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora Franca, ieri abbiamo letto il tuo appello come emporio solidale di Praia a Mare. Ecco, diciamo subito che in questo momento di emergenza chi aveva bisogno prima ha bisogno anche adesso, forse ha bisogno ancora di più. E parliamo di coloro che si devono affidare anche a voi per avere beni di prima necessità. Com'è la situazione? La situazione non è bella perché, lo dicevi tu, le persone, le famiglie che vivono normalmente un disagio economico, un disagio lavorativo, e quindi le persone più fragili nella nostra comunità in questo momento lo vivono in maniera ancora più forte. Noi stanno arrivando richieste di aiuto alimentare, famiglie con bambini, che persone che non avevamo mai visto prima, persone che spieghiamo alle persone che ci ascoltano, che sono con situazioni lavorative temporanee o che lavorano alla giornata e che riescono magari a mantenere la loro quotidianità. In questo momento, con problema virus, il mondo che si è fermato, chiaramente le difficoltà si sono accentuate. Noi stiamo cercando di far fronte come possiamo. Abbiamo appena fatto il carico alimentare di questo mese, quindi stiamo rientrando con un po' di alimenti in più, però stiamo pensando anche a chiedere aiuto alle persone che possono. Forse questa volta facciamo nostra un'idea che abbiamo letto ha fatto Diamante, il carrello sospeso, la spesa sospesa. Quindi cercheremo di far capire alle persone di Praia che aiutare in questo momento è fondamentale, è un momento in cui dobbiamo sostenerci a vicenda, ognuno come può, ognuno con le sue possibilità. Anche perché quando questa emergenza finirà non è che dopo il lavoro si metterà subito in sesto. Ecco. No, la vediamo dura, però in questo momento pensiamo a superare queste giornate che sono difficili, con i bambini in casa, se poi aggiungiamo il disagio le cose diventano complicate, quindi se riusciamo ad abbracciare la comunità, a far sentire l'abbraccio forte di tutti quanti noi, superiamo tutto meglio. Noi ce la stiamo mettendo tutta, le parrocchie ho visto che fanno la loro parte, chi ha il banco alimentare comunque si sta muovendo, quindi facciamo rete. Il mio appello anche a loro è facciamo rete mai come in questo momento, Martino, perché ce n'è veramente un grande bisogno. Ecco, come hai detto, ti stai ritirando da Montalto, avete appena fatto il vostro carico e anche lì c'è stata un po' di tensione, cioè meglio che aria si respira. Abbiamo viaggiato tranquilli e in sicurezza, devo dire, chiaramente siamo bardati dalla testa ai piedi, compresi gli occhi protetti da occhiali specifici per evitare assolutamente nessun problema, dobbiamo portarci dietro. Sì, purtroppo nel capannone, splendidi loro, favolosi, stanno facendo un lavoro meraviglioso, non ci stanno abbandonando, però c'è tanta tensione, perché tu devi pensare che in questo posto arriva tutta la Calabria, quindi chiaramente le distanze sono non di un metro, ma sono di 7-8 metri, da un mezzo all'altro, da una persona all'altra. Abbiamo caricato da soli perché nessuno entra nel mezzo, quindi massima sicurezza anche in questo senso. Siamo ripartiti cambiandoci i guanti, cambiandoci le mascherine, ci siamo cambiati tutto, buttato in un apposito cestino che c'è lì. Quindi l'organizzazione era top, veramente top. Però la tensione si sentiva forte. Qualche occhietto lucido lo abbiamo visto pure. Ce la faremo. Noi lo speriamo davvero. Bene, io ti ringrazio Franca, so che sei pure con la tua collaboratrice, con Carmen Bias, che salutiamo. Guarda, tutti i volontari, ma io abbraccio i miei, perché veramente stanno facendo l'impossibile. Non si stanno tirando indietro in un momento di difficoltà, loro
perché anche loro hanno le loro famiglie, le loro difficoltà, ma non continuano ad operare sul territorio, quindi sono spettacolari.